Grande successo per la cerimonia Le Fonti Day and Night svoltasi lo scorso giovedì 21 giugno a Palazzo Mezzanotte nella splendida cornice di Borsa Italiana. La mattinata ha previsto lo svolgersi di 3 tavole rotonde dove esperti del settore hanno parlato di novità legislative, scenari e possibili evoluzioni del mercato energy, green bond e opportunità offerte dall'Industry 4.0. La sera invece il focus si è spostato su eccellenze legali e del Made in Italy. Team legale dell'anno, boutique di eccellenza, diritto amministrativo. Vince Staiano Garella e Associati. Per essere in grado di offrire servizi di consulenza ed assistenza legale su qualsiasi problematica relativa al diritto amministrativo, in modo efficiente e rapido. A tutto ciò si unisce la profonda conoscenza dell'industria delle costruzioni e le solide relazioni con essa. Congratulazioni. Team legale dell'anno, boutique d'eccellenza, diritto amministrativo. Ecco il nostro presidente che consegna il riconoscimento. Professor Staiano, il vostro studio si è aggiudicato il premio Le Fonti Awards di questa sera come team legale dell'anno nel settore del diritto amministrativo. Come commenta questa vittoria? Siamo prima di tutto molto contenti di aver guadagnato questo premio, ma siamo soprattutto contenti di aver lavorato nello scorso anno e speriamo nei prossimi anni molto bene, a vantaggio dei nostri clienti, ma anche con un occhio, ci occupiamo di diritto amministrativo, all'interesse pubblico. Ad aprile 2017 è stato approvato il decreto correttivo del nuovo codice dei contratti pubblici. Quali sono i meriti e quali gli svantaggi di questo decreto a poco più di un anno di distanza? Le norme, quindi anche il codice degli appalti, hanno una loro vita fisiologica. Alcune norme sopravvivono, altre vengono meno. Il decreto correttivo è intervenuto appunto per adeguare la situazione e rendere questo codice di più facile applicazione. In particolare credo sia stato utile introdurre il soccorso istruttorio gratuito, perché richiedere una somma di denaro per poter rimediare a piccoli errori finiva con l'essere oggettivamente ingiusto e penalizzante per i soggetti più deboli. Quali progetti avete in serbo per il 2018? Ma noi vorremmo seguire, in coerenza con quello che abbiamo fatto in questi anni, in particolare il processo di sviluppo dell'internet delle cose. Ci sarà la gara sul 5G, che è molto importante, e ci sono aspetti regolatori estremamente interessanti che comporteranno lo studio e la proposizione di nuove formule interpretative per seguire un processo che risulterà alla fine davvero rivoluzionario per la vita di tutti i cittadini italiani.